ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video speciale perché in questa uova c'è lo slime. E ti piace? Sì. Quattro uova. Apriamo tutto. Allora, dinosauri metallici. Forse sono quelli rari. Sì. Poi ci sono. Dietro. Ah sì? Sì, sì. Ci sta l'ultra raro T-Rex blu raro, l'Indominus Rex raro e l'Indominus Rex e l'Indoraptor. Questi sono tutti quelli da collezionare, quindi comprate tante box. Jurassic World. Abbiamo tolto la pellicola e guardate un uovo tutto nero. Qui c'è un po' di rosso, forse sarà lo slime, e questa invece è ancora confezionata. Sì, apriamo lo slime. Sì. Apri. Viscidoso, slimoso. Che roba. Appoggialo nell'uovo, sennò sul cartone attacca. No, io ho detto lo toglievo. Sì, adesso ne togli anche tu. Questo è il primo che ci è uscito. Ed è l'ultra raro, ovviamente. Quindi siamo stati super mega fortunati. Veramente io ho ancora le mani incazzate. Eccolo qua. Uno, due, che erano quattro. Ce la fai? Che non è l'uovo di Pasqua che devi rompere. Viscidoso. Prendi sopra e metti nel cartone. E questi sono i primi due. Adesso continuiamo con la terza. Andiamo con il terzo uovo. Poi non potevamo non avere blu. Il famoso Velociraptor di Jurassic World. È primo. Ultimo degli ultimi. Questo è l'ultimo ed è un triceratopo. Va di qua. Questi sono i quattro dinosauri. Ecco, bang, uno è caduto. I quattro dinosauri che ci sono usciti dalle nuove uova di Jurassic World, tra cui uno speciale e tutti e tre normali e tre classici. Questo è il T-Rex. E cosa ci puoi dire, Alfonso? Cioè, T-Rex è il re dei dinosauri. Con tutte le statistiche, tipo è lungo 5 metri, pesa 8.399 kg e corre a 40 km orari. Velocissimo. Che è uno dei più pericolosi ed è molto intelligente. Ok. Poi Mattia ci parla un po' di blu. Blu? No, è più intelligente del mondo. È il dinosauro più intelligente, hai proprio ragione. Corre a 500 metri e pesa, perché vedete che faccia, o mangiare la coda di un amico. Il dilophosaurus invece era lungo 1,5 metri, poi pesava 176 kg e correva a 48 km orari. Poi era molto intelligente anche lui ed era anche lui pericoloso. Eh sì, perché dalla sua bocca usciva un veleno tipo slime che accecava la sua preda. Slime come questo. Ma già ho tutte le foglie, quindi un erbivoro. Quindi pesava 40 kg e mezzo. Era magrolino. No, Mattia, quindi sono i chilometri. La Mattia. 2900 chili. Chili. È un cicciosauro. Un cicciosauro. 40 chilometri orari. Ah, era una lumaca. Andava lento. Però era tanto pericoloso. Ok. Tanto intelligente. Ragazzi, per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale. Lasciate un like.